sia superfluo, è totalmente... Dopo il grande successo di Malamuri, la 23esima strada si prepara alla presentazione del secondo film dal titolo 2000 passi, sceneggiato e musicato dal regista Federico Maio. Sì, 2000 passi, diciamo una storia, la storia dei nostri nonni, tra virgolette, molto romanzata, che parla appunto di questi soldati che si sono ribellati e devono vivere delle vicende particolari per provare a tornare a casa, non sappiamo. Come nasce questo film? Questo film nasce da un'idea di Federico Maio, praticamente è stato la sceneggiatura è stata stesa nel 2017, dopo tante peripezie abbiamo aperto la società appunto 23esima strada SRL, dopo tante peripezie finalmente siamo riusciti a portarlo in scena appunto al cinema. Il film sarà presentato all'Auditorium di Pace del Mela dal 21 al 24 gennaio con 3 proiezioni giornaliere a partire dalle ore 17.30. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dove 10 soldati scappano dalla Repubblica di Salò per far ritorno a piedi nella loro amata Sicilia, e durante questo viaggio si intrecciano le storie di questo film. Un film che ha coinvolto più di 130 persone, tra attori e comparse, con le scene girate in 10 comuni siciliani, da Montalbano e Licona a San Filippo del Mela. Sì, fortunatamente questa volta, magari anche memori del primo, molti comuni sono riusciti a darci una mano, anche se non diciamo una grossa mano, però il giusto per poterci diciamo portare avanti. Montalbano e Licona capofila, perché veramente sono stati disponibilissimi, ci hanno messo l'intero paese a disposizione. Chi sono i protagonisti di questo film, gli attori? Allora, gli attori sono... tutti della zona, diciamo, i protagonisti sono principalmente 5, tra cui ci sono anch'io fra loro, poi Nicola e Rosario Popolo sono due fratelli, Rumbella Malfa che avrete visto sulla Mediaset con Viola come il mare. Dopodiché fra gli attori, fra le attrici femminili, fra le protagoniste femminili c'è Jagoda, che è una ragazza che è polacca che viveva qui a Milano ed è venuta a recitare appunto nel nostro film, è una ragazza qui della zona e si chiama Rosy Grinò. Dopodiché gli attori, diciamo, che hanno fatto comparse, ma anche ruoli un po' abbastanza importanti, ci sono tutti i ragazzi delle Nuove Immagini che da più di 30 anni sono nel panorama teatrale siciliano. Durante la presentazione sarà presente il cantante filippese Masba. Che cosa vi aspettate da questo film? Non lo sappiamo, perché quando c'è l'uscita appunto è tutto un forse, tutto un non si sa. Quindi noi puntiamo intanto ad aver fatto un buon lavoro, poi il resto si vedrà e speriamo che la gente apprezzi e condivida, perché non tanto per il film, che può anche non piacere, ma quanto anche per l'impegno che ci è voluto per crearlo, perché è stato veramente impegnativo e pesante. Ti sei decisa a lasciarlo quel morto di fame? Benito, buongiorno. Buongiorno, Margherita. Potresti anche essere più delicato. Sono sempre una carusazzita.